Eccoci amici e bentornati con un nuovo appuntamento qui alla Cucina per Tutti. Oggi vogliamo cucinare un secondo molto semplice ma assai buono. Cuciniamo un'aresta all'arancia. Benché ci sono vari metodi di preparazione di questo piatto e ognuno sicuramente ha il suo, io vi faccio vedere oggi la mia rivisitazione di questo famosissimo piatto, ovvero l'aresta all'arancia. Siete curiosi di vedere quali sono gli ingredienti per realizzare questa ricetta? Bene, io sono Chef Fabio, i fornelli ci aspettano, quindi mettiamoci al lavoro. Bene, allora, quali sono gli ingredienti che ci servono per l'arista all'arancia? Due arance, useremo il succo. Poi ci servirà l'arista, ovviamente, sono circa 400 grammi. Non prendete delle fette troppo sottili, così la cottura viene migliore e rimane morbida dentro. A me piace con questa venatura di scamerita, come vedete. Della farina, sale, olio, pepe e ci servirà anche del vino bianco. Andiamo a vedere come preparare quest'ottimo piatto. Bene, la prima cosa da fare sarà quella di infarinare la nostra arista. Ad aggiungere un pochino di pepe, del sale, per il momento sul lato solo, poi vedrete il perché. Prendiamo le nostre arance, gli togliamo la parte verde, le dividiamo a metà. Io tiro via anche una fetta per la guarnizione, poi vedrete il perché. E la metto da parte. Vado a spremere le arance. Guardate che belle. Più dolci sono, meglio è. Spremiamo l'ultimo quarto e poi, dopo aver completato la preparazione di tutti gli ingredienti, andiamo a vedere come preparare il piatto. Accendiamo il fuoco. Padella abbastanza capiente. Siate generosi con l'olio, perché così almeno facciamo una bella crosticina sull'arista, eh? Bene, possiamo inserire l'arista. Facciamogli fare una bella crosticina e poi sull'altro lato gli mettiamo il sale e il pepe. Vi ricordate, prima non l'abbiamo messo. Benissimo, sono passati 3-4 minuti. Ora giriamo la nostra arista. Vedete, ha formato la crosta e sta cominciando anche a colorarsi. Mancante sale e pepe. Guardate, il piatto è davvero semplice, ci vuole davvero poco a cucinarlo. Ora sono passati gli altri 3-4 minuti per il lato che non aveva ancora fatto la crosticina e gli andiamo a inserire il nostro vino bianco. Lasciamo evaporare l'alcol e dopo andiamo a inserire la nostra arancia, il nostro succo d'arancia. L'alcol è evaporato, andiamo a inserire tutto il succo d'arancia. Guardate che bel colore. Lo lasciamo andare fino a che non comincia di nuovo a sobbollire. Ovviamente l'arancia, avendo degli zuccheri all'interno, farà una sorta di caramellizzazione del piatto e vi darà la possibilità di ottenere una salsina che non sarà liquida, ma sarà abbastanza densa. Togliere la carne che dopo 10 minuti di cottura è ben cotta, ma è rimasta morbida all'interno perché è stata tagliata grossa. Dopo aver tolto la carne, alzo il fuoco e continuo la cottura, la caramellizzazione proprio dell'arancia. Perfetto, io ho spento il fuoco perché il nostro succo si è ben ristretto, ha formato questa salsina densa. Ora andiamo ad impiattare la nostra arista all'arancia. Andiamo a impiattare. Come vedete, io ho già fatto un taglio sulla fetta di arancia. Andiamo a guarnire il piatto.
sopra vado a metterci la fetta di arancia proprio che abbiamo tenuto da parte e facciamo questo giochino. Piatto è pronto. Che ne dite ragazzi, andiamo ad assaggiarlo? Togliamo l'arancia, tanto era quello più per guarnizione, però ragazzi guardate, il piatto è davvero bello, coloratissimo. Proviamo subito ad assaggiare la carne, guardate, si taglia bene perché è morbida. Andiamo a prendere un po' di sugo. È morbidissima la carne, è morbida, il sale gli conferisce ovviamente il suo sapore con il pepe, ma un po' di dolcezza anche dell'arancia che ci deve essere, altrimenti non sarebbe arista l'arancia. Io vi ringrazio per la visione di questo video. Seguitemi sempre sul canale YouTube, ma anche sulla mia pagina Instagram, e ci vediamo con una prossima video ricetta dalla Cucina per Tutti. Un abbraccio. Ciao ragazzi!